Vediamo cosa ci occorre per la realizzazione del D-Rig. Un dispenser che normalmente viene utilizzato nella pesca a mosca per la realizzazione delle stesse, appunto. Un rocchetto di filo in nylon che normalmente viene utilizzato per effettuare le legature sulle canne. Per la realizzazione della D vera e propria, sull'amo si può utilizzare dell'amnesia 25-30 libbre o del semplice fluorocarbon, sempre da 25-30 libbre. Può essere realizzato su qualsiasi tipologia di amo, quello che più ci piace o che più utilizziamo. In questo caso io sto utilizzando un amo classico dalla curva molto ampia. Degli anellini in acciaio, anche in questo caso possiamo utilizzarli di forma tonda, tonda, ovale o a goccia, come più preferiamo. Un tagliaunghie e un paio di forbici. Questo è quanto ci occorrerà per la realizzazione del nostro D-Rig. In questa occasione vedremo la realizzazione vera e propria di un utilissimo D-Rig fatto in casa. Posizioniamo il nostro amo ben serrato sul morsetto. In questo caso utilizzo dell'amnesia e ne vado a tagliare un pezzettino. Utilizzando il dispenser con il filo per legature, andremo a posizionare il primo pezzettino di amnesia sul gambero dell'amo. Allora, dobbiamo fare attenzione che l'amnesia parta dalla punta in corrispondenza della punta dell'amo, così almeno i 5 mm di legatura che andremo a fare avremo la curva del nostro D-Rig in corrispondenza tra la punta e l'ardiglione dell'amo, ovvero proprio nel punto in cui ci sarà più utile. Iniziamo facendo qualche giro . Le spire del nostro Dacron dovranno essere perfettamente in successione tra loro e ben serrate. Andremo a tagliare la prima eccedenza del nostro Dacron. Siamo a questo punto. Andremo ad inserire l'anellino in acciaio, in questo caso utilizzerò uno di tipo ovale, all'interno dell'amnesia, e andremo a passare l'amnesia all'interno dell'occhiello dell'amo. Per il sol fatto di essere più comodo al momento che andremo a finire la realizzazione del tutto. Poi lo faremo riuscire dall'occhiello e taglieremo l'eccedenza. Quindi siamo a questo punto. Non dovremmo far altro che prendere il nostro Dacron e effettuare ancora alcuni giri, sempre serrando per bene tutte le spire molto ravvicinate tra loro, in questo modo, e andremo ora ad effettuare un semplice nodo di chiusura sul Dacron stesso. Adesso taglierò in eccesso e andrò a realizzare un semplicissimo nodo
di chiusura. Possiamo effettuarne anche un altro per maggior sicurezza, ma uno già è sufficiente. Taglieremo l'eccedenza con il tagliaunghie, così riusciremo ad essere più precisi possibile. Faremo riuscire, come vi dicevo prima, l'amnesia dall'interno dell'occhiello, e taglieremo anche l'eccedenza dell'amnesia. Eccolo qui. Come potete vedere, il nostro D-Rig fatto in casa è perfettamente pronto. Il tutto così preparato risulterà molto simile a quelli che trovate in vendita nei negozi. Basterà aggiungere sulle legature, che abbiamo effettuato con il Dacron, qualche goccia di colla cianacrilica per rendere il tutto veramente perfetto.